Il diario di Anna, liberamente tratto dal diario di Anna Frank, a cura di Progetto Mandela, settima ed ultima puntata. Riassunto delle puntate precedenti. Il signor Otto Frank, unico sopravvissuto della sua famiglia alla persecuzione nazista, torna ad Amsterdam a trovare l'amica Miep, che lo aveva molto aiutato durante il periodo in cui erano rimasti nascosti, e gli manifesta l'intenzione di lasciare il paese. Miep gli consegna il diario della figlia Anna, ritrovato tra le altre carte nella casa che era stato il loro rifugio. Nel diario di Anna, Anna racconta di aver abbandonato la Germania quando la persecuzione contro gli ebrei divenne più feroce, per rifugiarsi in Olanda. Ma anche qui, con l'arrivo dei nazisti, è costretta con la famiglia, il padre Otto, la madre Edith e la sorella Margot, a nascondersi in una casa soffitta sopra l'ufficio dove il padre lavorava. Nel nascondiglio si trovano già, per decisione del padre, i coniugi Van Daan, con il figlio Peter ed il suo gatto. Il signor Van Daan aveva molto aiutato il padre di Anna quando arrivò fuggiasco in Olanda. Ora sono Miep e il signor Kraler gli unici a poterli aiutare, portando loro il cibo e le notizie dall'esterno. Dopo qualche tempo affiorano i primi problemi dovuti al nervosismo per essere costretti a vivere in una situazione difficile. L'esuberanza di Anna provoca più di una lite. La situazione si aggrava quando Kraler porta in casa un altro ebreo, il signor Dussel, di professione dentista, costretto anch'egli a nascondersi, mentre celebrano un'importante festa ebraica per la quale Anna ha offerto a tutti piccoli doni. Si ode un tonfo al piano di sotto, tutti si sentono persi, ma per fortuna è solo un ladro fuggito al rumore di Peter caduto da una sedia. Il signor Frank cerca di rassicurare tutti, ma forte è la paura di essere stati scoperti. Di lì a poco si sa che Kraler è all'ospedale con un'ulcera, per cui Miep rimane l'unica speranza di salvezza. A tutti i problemi si aggiunge il fatto che le persone da cui Miep aveva avuto la tessera di razionamento sono state arrestate ed il cibo diventa sempre più scarso. La paura ossessiva di essere scoperti aumenta in seguito alla certezza che qualcuno nell'ufficio sottostante ha sentito i loro rumori. Kraler l'informa che nutre dei sospetti su di un magazziniere che fa continue domande sui Frank. Col passare del tempo l'amicizia tra Peter e Anna si fa più stretta. I due stanno per ore nella stanza di Peter, il che provoca la reazione della signora Van Daan, madre di Peter. Intanto arrivano notizie sempre più incalzanti su una possibile fine della guerra per lo sbarco degli alleati. Otto! Otto! Presto! Che c'è? Che è successo? Van Daan ruba le nostre proprietà! Dai, dai, mica subito quella roba! Ma che succede? Sporco ladro, rubare il cibo! Buona nulla che non è altro! Signor Dussel, per l'amor di Dio! Lo lasci stare, lo lasci! Ingordo egoista! Sì, cosa è successo? Il pane, stava rubando il pane! Allora non erano i topi! Signor Van Daan, come ha potuto fare una cosa del genere? Ho fame! Tutti abbiamo fame! I bambini diventano sempre più magri! Peter, suo figlio, l'ho sentito lamentarsi nel sonno dalla fame che ha. E lei di notte viene a rubare il cibo, quello dei bambini. Ha bisogno di maggiore nutrimento di noi. È abituato a mangiare di più, è un uomo robusto. E lei è peggio di lui. È una madre, eppure sacrifica Peter a favore di quest'uomo, di questo. Edith! Non creda che non l'abbia vista. Sempre a scegliere le parti migliori per lui. L'ho osservata giorno dopo giorno e non ho mai aperto bocca. Ma ora basta, questo è troppo. Voglio che se ne vada, adesso! Voglio che esca di qui! Edith! Andarmene? Ma che volete dire? Quello che ho detto. Prenda la sua roba ed esca di qui! Oh, sei fuori di te. Non credo tu sappia ciò che dici. So esattamente quello che dico. Abbiamo vissuto qui per due lunghi anni, fianco a fianco, rispettando i diritti l'uno dell'altro. E siamo riusciti a vivere in pace. E adesso vogliamo buttare tutto all'aria. Oh. Non succederà mai più. Vero, signor Van Daan? No, no, no. Chi ruba una volta, ruberà ancora. Edith, ti prego! Cerchiamo di star calmi. Andiamo tutti nelle nostre stanze. E più tardi ne riparleremo con calma. Troveremo sicuramente una soluzione. No, no, basta parlare. Voglio che se ne vadano, adesso! Vuole mandarci via.
metterci sulla strada. Ci sono altri posti per nascondersi. Sì, una cantina o magari un armadio. E per giunta siamo anche rimasti senza soldi. Ve lo do io il denaro, di tasca mia e volentieri. Oh, signor Frank, aveva detto a mio marito che non si sarebbe mai dimenticato di ciò che aveva fatto per lei quando è arrivato ad Amsterdam. Aveva detto che non sarebbe mai riuscito a sdebitarsi a sufficienza e se mio marito aveva degli obblighi nei suoi confronti, li ha pagati. E come se li ha pagati? Te non ti ho mai vista così, non ti riconosco. Avrei dovuto parlare molto prima. Con certa gente non si può essere gentili. Ci sarebbe stato da mangiare in abbondanza se non fosse arrivato lei. Oh, non sono i nazisti a distruggerci. Ci distruggiamo con le nostre stesse mani. Dia questi a Miep. Vi troverà un'altra sistemazione. Ma non vorrei mettere per strada anche Peter. Ma lui non ha fatto niente di male. Peter rimane. Quando dico bambini intendo anche Peter. Devo andarmene anch'io se se ne va papà. Quell'uomo non è più tuo padre. Non sa cosa vuol dire essere padre. Non ce la farei a rimanere. Non potrei proprio. Fai come vuoi. Mi dispiace. Oh no, Peter, no! A me non interessa il cibo, possono mangiarsi il mio. Ma non so che farmene io del cibo. Ma non mandarli via, tra un po' è l'alba e li prenderanno sicuramente. Mamma, ti prego. Non ho detto che devono andarsene subito. Potranno rimanere finché Miep non avrà trovato un altro nascondiglio. Ma una condizione. Lui dovrà rimanere di sopra. Non dovrà mai più mettere piede in questa stanza dove ci sono le provviste. Divideremo quel poco che è rimasto in parti uguali. La signora Van Damme cucinerà per lui qui giù e poi glielo porterà di sopra. No, no, non ci saremo mica ridotti a litigare per un po' di patate marce. Signora Frank, signor Frank, Margot, Anna, Peter, signora Van Damme, signor Van Damme, io, signora Frank. È Miep! Anne. A quest'ora? Peter, deve essere successo qualcosa. La prego che Miep non si accorga di nulla, signor Dussel. Basta, la smetta. Anne, Peter, signora Van Damme. Si tiene tutte quelle grosse per lei. Tutte quelle grosse. Guarda quanto è grande quella e quella. Basta, la smetta. Signor Frank, buone notizie. È iniziata l'invasione. Oh no, non ci posso credere. Avete sentito? Avete sentito quello che ho detto? È iniziata l'invasione! Dove? È cominciata stamattina presto! Come fa a saperlo? Dalla radio, dalla BBC, ha detto che sono sbarcati in Normandia! Inglesi? Inglesi, americani, francesi, olandesi, polacchi, norvegesi, tutti! Più di 4.000 navi! Hanno parlato Churchill e Eisenhower, l'hanno chiamato il D-Day! Finalmente! Vado a dirlo a Kraler. Gli gioverà più di qualsiasi trasfusione. In che zona della Normandia sono sbarcati? In Normandia, è tutto quello che so. Torno appena ho altre notizie. Oh, grazie a Dio, che ti avevo detto, eh? Che ti avevo detto? Putti, Putti, che c'è? Che ti succede? Lasciami, ti prego, mi vergogno così tanto. Per l'amor di Dio. Dai, su, Putti. Non ha più importanza ormai. Non ha sentito quello che ha detto Miep. È cominciata l'invasione. Stiamo per essere liberati. Dobbiamo festeggiare. Ho rubato il pane ai bambini. Tutti abbiamo fatto cose di cui ci possiamo vergognare. Io, per esempio, trattavo male mia madre in maniera così crudele. Non è vero, Anneline. Invece sì, mamma. Sono stata molto cattiva. Non quanto me. Nessuno è stato crudele quanto me. Oh, basta adesso, un po' d'allegria. Ecco, su, tenga. Edith! Se penso alle terribili cose che ho detto... No, no. No, no. Lei aveva tutte le ragioni. Ma parlare a quel modo, a degli amici, a degli ospiti... Basta, state rovinando l'invasione! Il nostro morale è molto migliorato in questi giorni. Le notizie dell'invasione continuano a essere ottime. E la cosa più bella è che ho come la sensazione che stiano per arrivare degli amici. Chissà, forse tornerò a scuola in autunno. Che presa in giro. Pare che il magazziniere non sappia un bel niente e che noi continuiamo a dargli tutti quei soldi. Mercoledì 2 luglio 1944. L'invasione sembra essersi temporaneamente arenata. Brutta notizia. Il signor Kraler deve subire un intervento. Gli uomini della Gestapo hanno ritrovato la radio rubata e il signor Dussel dice che riusciranno a risalire al ladro
e poi a noi. È solo questione di tempo. Tutti sono giù di morale e nemmeno Pim riesce a farci tornare il buon umore. Anch'io spesso mi deprimo, ma non mi dispero mai. Riesco a buttarmi tutto alle spalle, soprattutto quando scrivo. Ma quello che mi chiedo è: riuscirò mai a scrivere davvero bene? Lo vorrei così tanto. Vorrei continuare a vivere anche dopo la mia morte. È passato un altro compleanno. Adesso ho 15 anni. So già quello che voglio. Ho una meta. Eccolo che suona di nuovo. Lo sente, signor Frank? Sì, lo sento. È la terza volta che squilla, signor Frank. La terza volta in successione. È chiaramente un segnale. Deve essere mio perché cerca di avvertirci. Per una qualche ragione non riesce a venire qui e sta cercando di comunicarci qualcosa. La prego. Fiato sprecato. Deve essere successo qualcosa, signor Frank. Sono già 3 giorni che Miepe non si fa vedere e oggi non si è presentato nemmeno un impiegato. Non vola una mosca da basso. Forse oggi è domenica. Potremmo aver perso la nozione del tempo. Tu, con quel diario, che giorno è oggi? Io non perdo mai la nozione del tempo. So esattamente che giorno è oggi. Venerdì 4 agosto, venerdì, e non un impiegato al lavoro. È morto, glielo dico io. È l'unica spiegazione logica. È morto e sono chiusi per lutto. È l'unica spiegazione logica e Miep sta cercando di avvertirci. Ma non lo farebbe mai per telefono. Signor Frank, risponda. La supplico, risponda. No, tiri sulla cornetta e ascolti. Non deve mica parlare. Sentiamo solo se è Miep. Per l'amor di Dio, la supplico. No, ho detto no. Non farò niente che possa rivelare che siamo nell'edificio. Il signor Frank ha ragione. Non c'è bisogno che tu ci dica da che parte stai. Se aspettiamo, calmi e pazienti, sono sicuro che ci verrà un aiuto. Io vado giù. Troppo tardi. E così staremo qui ad aspettare finché non moriremo. Non ce la faccio più. Io mi ammazzo. Smettila, per l'amor di Dio. Saresti contento tu, Mi vuoi morta tu. E di chi è la colpa se ci troviamo qui, Potevamo essere al sicuro, che so io, in America o in Svezia. E invece no, no, perché tu non hai voluto partire quando lo dicevo io. Non volevi lasciare le tue cose, i tuoi mobili preziosi. Non mi toccare! Guarda il cielo, Peter. Che bella giornata. Non trovi che le nuvole siano bellissime? Sai cosa faccio quando mi sembra di non riuscire più a farcela? Mi penso fuori. Mi penso al parco dove mi portava Pim. Dove crescono le giunchiglie, i crochi, le violette. Sai qual è il bello quando ti pensi fuori? Che puoi immaginartelo come vuoi. Puoi far sbocciare rose, violette, crisantemi, tutti nella stessa stagione. Che strano. Una volta mi sembrava tutto così scontato. E ora non riesco a pensare ad altro che alla natura. E tu? Io non riesco più a pensare. Credo che se non succede qualcosa presto, se non usciamo di qui, io non ce la farò più. No, come vorrei che tu avessi la fede, Peter. Io no, grazie. Ma non intendevo proporti di diventare un credente. Credere, che so, all'inferno, al purgatorio, al paradiso. Solo un po' di fede, ma una fede qualsiasi. Credere in qualcosa. Quando penso a tutto quello che c'è là fuori, gli alberi, i fiori, i gabbiani, quando penso alla tua dolcezza, Peter, alla bontà delle persone che conosciamo, come il signor Kraler, Miep, Dirk, il fruttivendolo, tutte persone che rischiano le loro vite per noi, ogni giorno. Allora non ho più paura. Ritrovo me stessa, ritrovo Dio, la sua presenza. E io... D'accordo, ma quando comincio a pensare mi arrabbio. Guardaci, siamo nascosti qui dentro da 2 anni, senza poterci muovere, intrappolati come in attesa che vengano a prenderci. E tutto per cosa? Non siamo gli unici a soffrire. C'è sempre qualcuno che soffre. A volte tocca una razza, a volte un'altra, eppure... Questo non mi fa sentire meglio. Lo so che è terribile. So che sembra impossibile aver fede quando lì fuori c'è gente che fa cose mostruose. Ma sai a cosa penso ogni tanto?
Penso che forse il mondo sta attraversando una fase. Sai come è successo a me con mia madre. Passerà. Magari tra 100 anni, ma passerà. Malgrado tutto, io credo ancora all'intima bontà dell'uomo. Io voglio vedere qualcosa oggi, non tra 1000 anni. Ma Peter, se tu solo riuscissi a vedere tutto come parte di un grande disegno e a capire che non siamo altro che un momento nella vita. Senti, senti, sembriamo una coppia di adulti scemi. Guarda che cielo c'è ora. Non è meraviglioso? Un giorno, quando saremo fuori di qui, voglio... Zitta! Odizzaia lei, atleta! A quanto pare, la nostra permanenza qui è terminata. Ci stanno aspettando. Ci hanno dato 5 minuti per raccogliere le nostre cose. Abbiamo diritto solo a una borsa a testa per gli indumenti e nient'altro. Perciò, mio caro diario, questo significa che devo lasciarti. Per adesso arrivederci. Post scriptum. Per favore, vi prego, Miep, signor Kraler o chiunque altro, se troverete questo diario, tenetemelo al sicuro, perché spero un giorno di... Finisce qui. Ero andata in campagna a cercare qualcosa da mangiare. Quando sono tornata all'isolato era circondato dalla polizia. Abbiamo fatto di tutto per sapere come avevano fatto a scoprirvi. È stato quel ladro a parlare. Sembra incredibile che qualcuno possa essere felice in un campo di concentramento. Eppure, Anna era felice nel campo olandese dove ci hanno portati subito dopo l'arresto. Era stata rinchiusa per 2 anni in queste stanze e finalmente era fuori. Al sole, all'aria aperta, che amava tanto. I bollettini di guerra erano buoni. Gli inglesi e gli americani avanzavano dalla Francia. Eravamo sicuri che sarebbero arrivati in tempo. In settembre ci hanno detto che ci avrebbero mandati in Polonia. Gli uomini in un campo, le donne in un altro. Io fui mandato ad Auschwitz, loro a Belsen. In gennaio fummo liberati, i pochi sopravvissuti. La guerra non era ancora finita, quindi ci mettemmo molto tempo per tornare a casa. Ci spedivano ora di qua, ora di là, sempre dietro alle linee perché era più sicuro. Ogni volta che si fermava il convoglio, un raccordo, un crocevia, scendevamo a raggiungere gli altri gruppi. Da dove venite? Eravate a Belsen, a Buchenwald, a Mauthausen. Avete visto mia moglie? Avete visto mio marito? Mio figlio? Mia figlia? Fu così che venni a sapere della morte di mia moglie, di Margot, di Van Dan, di Peter, di Dussel. Ma per Anna speravo ancora. Ieri sono stato a Rotterdam. Ho parlato con una donna che era a Belsen, con Anna. Ora so. Malgrado tutto, io credo ancora all'intima bontà dell'uomo. Avete ascoltato la 7ª ed ultima puntata di Il diario di Anna, liberamente tratto dal diario di Anna Frank. Personaggi ed interpreti: Anna, Chiara Pennacchi, Otto Frank, Simone Mazzilli, Edith Frank, Giorgia Morettini, Margot, Chiara Federici, Signora Van Damme, Donatella Calamita, Signor Van Damme, Riccardo Celi, Peter, Simone Scaccetti, Signor Dussel, Carlo Alberto Simonetti, Signor Kraler,
Michele Misericordia, Miep, Irene Lusch, tecnico del suono Paolo Cillerai con la collaborazione di Andrea Taglia, realizzato nei laboratori di Progetto Mandela.